Ciao a tutti, come va? Prima di tutto ci tenevo a ringraziare la mia amica Melania che mi ha coinvolto in questo video tag e gli auguro tanto di guarire al più presto. Bene, cominciamo dalla prima domanda che è: scegli 11 youtuber che parteciperanno con te all'isola. Allora, cominciamo con chi mi ha taggato, cioè Melania, per poi passare alla mia primula, Vituzza, e poi vabbè coinvolgere anche Rosellina, come la chiamo io, del canale La Cosa Blu, per poi passare, come le sono segnato perché altrimenti me ne dimentico qualcuna e poi non voglio che ci rimangano male, poi coinvolgere Monica, Rite, Ivana Quartuccio, Emanuela P, Lorenzo, Renatone, Donato e anche Fabio, insomma dai, saremmo un pochino di elementi. Se dovessi fare la tua nomination, chi sceglieresti tra gli 11 e perché? Nessuno, sono tutti miei amici. Se ti proponessero di passare un'intera settimana nudo all'isola, chi vorresti con te? Non vale scegliere persone dello stesso sesso. Che domanda imbarazzante! Beh, io sceglierei Renatone, anche perché lo vedo un'avventura ego temerario e poi penso che andremo molto d'accordo, anche perché la pensiamo allo stesso modo su molte cose. A quale litigio tra gli 11 youtuber ti piacerebbe assistere? Non so, vorrei vedere Donato quando si arrabbia. Anche perché fino adesso ho visto la sua natura calma, però vorrei vedere anche quella un pochino più burrascosa, come si suol dire. Bene, è arrivato il momento di affrontare una prova di coraggio che ti privilegerà l'immunità per un mese. La prova consiste nello sdraiarsi in una vasca piena di insetti. Accetti o rifiuti? Accetto, con la speranza che non ci siano all'interno scarafaggi, cioè fino a quando bastano insetti normali, non lo so, anche mosche, ci sarei, però blatte assolutamente no, c'ho una paura tremenda. E poi per il resto non so se si farebbe avanti Donato al mio posto, lo manderei volentieri, tanto penso che riuscirebbe ad affrontare con più spirito di iniziativa. Tagga tre persone, beh questo tag è libero e lo può fare chi vuole. E un bacione grande, grazie per seguirmi sempre con tanto affetto.